mattinata di Millennium vogliamo dar voce a una fantastica realtà che si adopera da oltre 26 anni, pensate, con ben 58 mezzi operativi sul territorio lombardo, collegato anche a Rimini. Parliamo di Alata, l'associazione che dal 1995 rende più semplice la vita grazie ai servizi e alle attività che svolge per chi ha ridotta o impedita capacità motoria. E con noi c'è il responsabile della comunicazione, Paolo Maria Sessa, che naturalmente al quale auguriamo buona giornata, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno, grazie a voi. Intanto grazie mille, vi ringrazio appunto per questa opportunità. Non so, vi racconto un attimo chi siamo. Noi nasciamo nel 95 sì. Come cooperativa a trasporto persone a mobilità ridotta. Mm. Ci siamo sempre rivolti a private e famiglie che vivevano situazioni di difficoltà legate appunto agli spostamenti. Nel tempo abbiamo allargato i nostri servizi, abbiamo collaborato con enti, comuni per portare utenti a centri riabilitativi, centri diurni, centri integrativi, e siamo arrivati a trasportare ormai ad oggi anche 400-500 persone disabili o anziane al giorno. Quindi sono veramente tante persone, ma ci racconti un episodio concreto di successo grazie al quale vi siete sentiti particolarmente gratificati da quello che avete fatto? Sì, allora diciamo me ne vengono in mente due così su due piedi, sì. Perché poi oltre al trasporto Alata ha spesso anche allargato i propri orizzonti sempre nel campo della disabilità. Sì. Intanto un progetto che mi riguarda personalmente realizzato negli ultimi anni è il Color Match, attraverso il quale Alata diciamo ha fatto una donazione nel giro di un anno di praticamente 23.000 euro alla Polisportiva Milanese Disabili per permettere alla squadra di rugby in carrozzina di cominciare a competere ufficialmente, quindi sono state donate delle carrozzine da rugby. Per invece poi tornare a quello che riguarda la nostra attività principale, che è quella del trasporto, nel 2019 è partito il nostro progetto Adotto un Pulmino, che si pone l'obiettivo di abbattere le spese di trasporto per le persone e le famiglie in difficoltà economica che hanno bisogno di assistenza per gli spostamenti, e quindi ci permette di realizzare accompagnamenti continuativi nell'anno a titolo gratuito o comunque a tariffe estremamente ridotte. E alla fine dell'estate 2019 ci è arrivato questo ringraziamento molto toccante da un assistente sociale che spiegava come attraverso appunto il nostro progetto Adotto un Pulmino si era riusciti a far partecipare all'oratorio estivo durante tutta la stagione una ragazzina con disabilità straniera che lei seguiva personalmente, che aveva vissuto a lungo un periodo di isolamento a casa e appunto era riuscita a uscire da questa situazione anche grazie al nostro intervento. Bellissima questa cosa, quindi due piccole storie, ma sono tante, immagino, quelle che avreste da raccontare. Ma a questo punto, visto che ha già accennato al fatto di poter donare, chi desidera donare come può farlo? E ancora, chi vuole invece candidarsi anche come volontario, cosa deve fare per mettersi in contatto con voi? Sì, assolutamente. Allora, diciamo che sul nostro sito www.alata.org, Alata col TH, si trovano tutte le informazioni del caso, in home page in fondo c'è l'IBAN per chi volesse fare un bonifico, il codice corrente postale per donazioni con bollettini, ci sono anche i numeri di telefono al centralino, i nostri colleghi sono sempre pronti e disponibili a dare tutte le informazioni del caso. Poi per quanto riguarda le donazioni c'è anche una sezione dedicata appunto nella parte delle donazioni, e per i volontari c'è la sezione Lavora con noi, dove ci sono aperte una serie di posizioni lavorative e anche la possibilità di candidarsi come volontari per partecipare a tutte le nostre attività. Quindi vi invitiamo ad andare subito sul sito alata.org, Alata con TH, e scegliete come donare o guardate il percorso da fare per poter diventare loro volontari, perché aiuteremo concretamente il nostro territorio, la nostra Italia, che ha tanto bisogno di queste piccole gocce per creare un mare di aiuti. Io ringrazio ovviamente il responsabile della comunicazione di Alata, Paolo Maria Sessa, e le auguro buona giornata. Grazie mille a voi, anche a voi buona giornata. Grazie. La mattina di Millennium.